30 dicembre 1998, Boulder, Colorado. Il pilota Gert Eberlein, la sua compagna Becky e la figlia Natasha stavano per decollare alla volta di Steamboat Springs per una vacanza all'insegna dello sci. Io e Gert eravamo appena arrivati dalla zona di Palo Alto. Avevo visto mia figlia per l'ultima volta in agosto, quando si era diplomata, e non vedevo l'ora di riabbracciarla. Avremmo dovuto passare insieme l'ultimo dell'anno. Ero felicissima di trascorrere un po' di tempo con la mia famiglia e andare a sciare con loro. Il maltempo aveva già ostacolato la partenza il giorno prima, ma poi le previsioni erano migliorate e Gert, pilota di esperienza, sapeva come fare nel caso in cui le condizioni fossero peggiorate. Diciamo che penso di potermi considerare un pilota prudente. Metto sempre in conto l'eventualità di non riuscire a portare a termine un volo. Gli sci devono stare in mezzo. Prova a sistemarli. Poco prima del decollo, Becky e Natasha decisero di sistemare gli sci in una posizione più sicura. Cercò di metterli dietro il sedile. Il fatto è che comunque davano fastidio. Le punte sporgevano e se avessimo fatto un atterraggio un po' violento, sarebbero potuti cadere e fare male a qualcuno. Una volta sistemato tutto, Gert si apprestò a rullare sulla pista e a dare il via alla vacanza. Nel frattempo, sulle alte montagne dell'Ovest, un appassionato di sci, Frank Marix, arrivò a un bivio. Decise di inforcare la pista meno battuta, quella ad est di Portal Valley. Quel tratto di fuoripista, in particolare, è rinomato perché è sempre ben innevato, soprattutto a inizio stagione. È un versante con molto vento, quindi c'è sempre un sacco di neve trasportata. Frank non poteva immaginare che quella scelta lo avrebbe portato ad avere un ruolo determinante per la vita di tre persone. Per raggiungere Steamboat Springs, il piccolo velivolo avrebbe dovuto attraversare le Rocky Mountains sul Passo Corona, a quota 3.500 metri. E mentre l'aereo saliva, l'atmosfera nell'abitacolo cominciò a cambiare. Sembrava di stare sulle montagne russe, con lo stomaco che andava continuamente su e giù. Io tenevo le mani ben aggrappate al sedile, avevo gli occhi chiusi perché non volevo vedere. E in silenzio aspettavo che tutto finisse presto. A volte le turbolenze sono così forti da farti pestare la testa contro il tettuccio dell'aereo. Anche i vuoti d'aria improvvisi possono essere molto violenti. Raggiunto il passo, Gert si rese conto che dall'altra parte la visibilità era pressoché nulla. Non riusciva più a vedere oltre il passo. A quel punto non ci restava che tornare indietro. Tutto a un tratto, l'aereo venne colto da un improvviso vuoto d'aria. Gert capì subito che stavano precipitando. L'unica cosa che poteva fare era cercare di mantenere il controllo. Non mi ero resa conto che la situazione era seria finché Gert disse: proviamo ad atterrare. Stava cercando la pista dell'aeroporto, ma l'aeroporto non c'era. Nessuno poteva fare nulla, solo sperare che tutto andasse per il meglio. Da sotto Frank sentì il rumore di un motore e alzò lo sguardo. La pista che avevo imboccato era immersa tra gli alberi, ma ogni tanto i rami si diradavano e riuscivo a vedere l'aereo. Era evidente che stava per precipitare. Sentii soltanto dire: stiamo cadendo. Spalancai gli occhi e davanti a me vidi solo nuvole, neve e rami dappertutto. Udii lo schianto. Provai stupore e spavento, perché ero convinto che nessuno sarebbe sopravvissuto all'impatto. Frank sapeva che doveva trovare l'aereo al più presto, perché se ci fossero stati superstiti su quelle montagne, avrebbero avuto bisogno di aiuto. A quel punto io misi gli sci in diagonale e cominciai a spingere, tagliando per la montagna. Ogni tanto alzavo lo sguardo, sperando di scorgere l'aereo in alto, da qualche parte sugli alberi. Nel frattempo era successo qualcosa di prodigioso. Natasha, tutto bene? Sì, sto bene. Erano tutti incredibilmente illesi. Gli sci che avrebbero potuto fare danni irreparabili se non fossero stati sistemati, erano rimasti lì. Non si era mosso nulla.
Nella cabina ogni cosa era rimasta al suo posto. I sopravvissuti non erano ancora al sicuro. Nel silenzio che seguì lo schianto, Gerd si accorse che il carburante stava sgocciolando sul motore incandescente. L'aereo poteva esplodere da un momento all'altro. La mia più grande paura era che l'aereo potesse incendiarsi. E visto che eravamo arrivati indenni fino a quel punto, che eravamo tutti vivi, non mi andava di morire per colpa di un'esplosione. Dobbiamo uscire di qui. L'aereo era caduto sull'unico portello di uscita, ma il finestrino del pilota era andato in frantumi. Il piano era che uscisse lui per primo. Poi sarebbe toccato a mia madre saltar fuori, e per ultima io. Allontaniamoci, forza! Faticammo non poco ad allontanarci dall'aereo. C'era oltre mezzo metro di neve. Aspettarono che il motore si raffreddasse. Svanito il pericolo, Gert tornò all'aereo e trovò il telefono cellulare miracolosamente intatto. Ho qui il telefono! Gli dissi: accendi il telefono e chiama il pronto intervento. Ma lui non era d'accordo. Secondo lui non avremmo trovato nessuno. Accidenti, è il pronto intervento. E il telefono avrà fatto forse due squilli o tre squilli. Siamo precipitati con l'aereo. No, non ci sono feriti gravi. Gert, prova a parlargli tu. Pronto? Signora? Sì? Sì. Avevate un piano di volo? Non avevamo nessun piano di volo. Da dove siete decollati? Da Boulder, Colorado. Allora siete sul passo Corona? Sì, credo di sì. O siamo sul passo a poche miglia del versante nord. Sì, Gert diede spiegazioni circa la loro posizione vicino al passo Corona. Una zona troppo vasta per effettuare delle ricerche. Sapendo di avere poche possibilità di essere trovati, si prepararono un rifugio per la notte. Le temperature erano rigide in alta montagna e con il buio sarebbero scese ancora di più. Izzy Abbas, del soccorso, conoscendo la zona, era preoccupato. In caso di incidenti o disgrazie in quella zona, le squadre di soccorso in genere arrivano sul posto quando ormai non si può più fare niente. Le vittime muoiono per le ferite o il sopraggiungere del freddo. Becky e Natasha si ripararono nella fusoliera. Gert rimase fuori a captare il minimo segnale da parte dei soccorsi. Nel frattempo, Frank continuava a cercare l'aereo. Ogni tanto mi fermavo un attimo e cercavo di sentire nell'aria l'odore di carburante o di bruciato, stando sotto vento. Alla fine, dopo due ore di ricerca, udì un suono in lontananza. Ehi là! Dove siete? Erano dei fischi. Si mosse subito nella direzione giusta. La tensione andò immediatamente alle stelle. Mi venne un tuffo al cuore. Siamo continuai qui. Per la pista. Siamo mentre qui. Mi avvicinavo, urlai se c'erano sono dei feriti. Feriti. Una voce maschile arrivo. Mi rispose che stavano sto tutti arrivando. Bene. Quando Frank vide i resti dell'aereo, non poteva credere che ci fossero dei sopravvissuti. L'aereo era capovolto, c'erano oggetti ovunque. Poi vidi il pilota. Ci sono anche i soccorsi, vero? No, e sono alla solo. Fine mi disse: questo paese è così piccolo che non puoi nemmeno cadere con l'aereo senza che nessuno ti veda. Sei pronto? Avete ricevuto una richiesta di soccorso poco fa. Frank usò il cellulare di Gert per guidare i soccorsi verso la pista più vicina. Tornerò presto. D'accordo. Grazie. Poi andò verso il luogo prestabilito per incontrarli. Un'ora dopo, tornava con gli aiuti. In 7 anni di ricerca e soccorso in Colorado, dove il territorio è scosceso e ricoperto di boschi, di brutti incidenti ne ho visti tantissimi, ma mai nessuno era uscito illeso da un incidente come quello. Era incredibile. Secondo me fu un vero miracolo. Non mi sono fatta neanche un graffio. Ricordo che ha scosso la testa incredulo vedendo che quelle persone, miracolosamente, ce l'avevano fatta. Erano vivi. Tutti e tre erano sopravvissuti a una tragedia dopo l'altra. Erano precipitati su una montagna e ne erano usciti vivi. Gli sci con le lamine affilate erano rimasti incredibilmente a posto. Il carburante che colava sul motore incandescente non si era incendiato. E infine uno sciatore di passaggio, visto l'aereo in difficoltà, era corso in aiuto. Non riesco a credere che ne siamo usciti vivi. Saremmo dovuti morire. E invece no, siamo qui ancora tutti interi a raccontarlo. Non so che cosa si possa definire un miracolo, ma credo che questo sia un esempio. Forse qualcuno ha guardato dall'alto e ci ha salvato. Io credo che Dio esista e che abbia mandato i suoi angeli ad aiutarci
e a fare in modo che ne uscissimo vivi.